Ne ho visti tipo avere a Londra persone che non fanno nient'altro che vivere sulle spalle del governo. Addirittura ci sono intere famiglie che campano di benefits. Questo è un gravissimo problema per il governo, infatti stanno cercando di arginarlo, facendo molti più controlli, eccetera, eccetera. Tra l'altro, come fanno questi qui a fregare il governo? In pratica, per avere dei benefits, solo una persona all'interno di un nucleo familiare può usufruire dei benefits. Quindi, che cosa fanno? Cioè, vivono tante persone insieme che non fanno nucleo familiare e tutti quanti prendono i benefits. Quindi che cosa succede? Succede che guadagnano un fottio di soldi e prendono tutti i soldi dalle tasche dei contribuenti. Ma sono persone che a mio parere sono dei reietti della società perché conducono, a mio avviso, una vita davvero miserevole. Sono costretti ad andare una volta ogni 2 settimane al job center a parlare eventualmente con l'advisor, che è in pratica una figura professionale che dovrebbe aiutarti a cercare lavoro, ma che in effetti non ti aiuterà per niente perché tu applicherai, qualora davvero tu non voglia trovare un posto di lavoro, applicherai per dei lavori dove sai al 100% che non ti chiameranno mai. Se io arrivo a Londra e non conosco l'arabo e chiedo i benefits e loro mi aiutano e dopo io inizio ad applicare per dei lavori dove si parla esclusivamente arabo, per il governo io sto cercando lavoro, ma non si interessano nel fatto che io tendenzialmente sto cercando lavoro per qualcosa di impossibile, proprio perché così non mi chiameranno mai, perché se non conosco l'arabo, chi mi chiamerà mai? Ho visto delle persone davvero povere e allo stesso tempo molto più ricche di quello che ero io, anche perché i poveri a Londra hanno la piscina gratuita, la palestra gratuita, il 50% di sconto sui trasporti, hanno l'housing benefits, cioè in pratica vi pagano l'alloggio, e che sia chiaro, non una casa intera, ma vi pagano una stanza. Poi ricordatevi tutte le persone che si mettono insieme, quindi ognuno si paga ogni stanza, e zanzà, il gioco è fatto e si sono inculati il governo e soprattutto i soldi di chi si fa un mazzo così e lavora. Questa è la categoria di povero che davvero io odio, perché hanno molti più soldi di quelli che avevo io quando sono arrivato.